un orario molto insolito, molto tardi a dire la verità, ma meglio così, proviamo oggi, finalmente dopo tanto tempo lasciamo una live con i negozi quasi aperti, e vediamo che si connette. Tempo di merda, tempo veramente di merda, incredibilmente di merda, e non sto nel massimo della, al massimo delle mie forze. Non sto al massimo. Mi dispiace. Questa è la realtà. Vediamo un po' chi si connette. Aspettiamo che arrivi la notifica, e ancora non c'è. Magari ci sediamo da qualche parte, forse potrebbe essere anche un'idea. Vediamone poco. Ci siete, ragazzuoli? Fa freddo comunque, raga, stiamo tutti male. Ciaru sta male, Sagurina è stata male, io mi sento acciaccato. Ho fatto, per fatto di Sagurina e Ciaru, e sono presa influenza, mi sono fatto, io no in teoria, mi sono fatto 5 giorni di 4 giorni di cosa? Smart working, ciao sciarpone, smart working, quindi bello lo smart working, ciao sciarpone. Aspettiamo un po', è un orario insolito questo, vediamo un po' che riusciamo a fare. Ciao Emanuele, buongiorno, ciao nonna, sempre al Zilla, mi fa piacere. Quindi, però fa freddo, raga, io amo Sendai, ma una cosa, l'unica cosa è proprio non riesco a far mandare giù Sendai, è l'inverno, è terribile, raga, l'inverno è terribile, sinceramente mi distrugge proprio l'inverno di Sendai. Ancora non è iniziato a nevicare, ma tra un po' c'è questione veramente di minuti, guarda, praticamente. Ciao Giannis. Ma più che freddo, lo sai che è sempre il solito problema, che fa freddo ma è anche sempre comunque umido, no, rispetto all'Italia, quindi è sto freddo che ti entra nelle ossa, non t'ammolla più. Andiamo di qua, va, andiamo verso la City, andiamo verso la è tempo di merda oggi, secondo me un po' nevica, c'è proprio il tempo da boh. La canotta, c'ha ragione non Narzi, ma la dovrei mettere, ce l'ho ancora le canotte italiane portate con orgoglio. E oggi doveva anche venire un fan a trovarmi a Sendai, ma purtroppo per lui si è preso tipo un mal di gola, pare. Mi sento anche in colpa perché lui era venuto un altro giorno, ma io lavoravo, io purtroppo durante la settimana è impossibile per me. E lui però stava un giorno, cioè la sera magari si può fare, però purtroppo lui tornava poi col treno, e mi aveva chiesto pure, mi dispiace tantissimo perché mi aveva chiesto il dove comprare il Katsuyama, il sake, e io ho detto mo te lo dico, mo te lo dico, me lo so scordato, ho fatto una figura da stronzo proprio, io ho detto mo te lo dico e me lo so completamente scordato. Mo spero di trovare qualcosa, magari uno che sta a Tokyo, qualche rivenditore, e glielo dico. Che stronzo, a volte mi scordo le cose, faccio la figura da stronzo proprio. Questo pare essere un cinese molto famoso, e è famoso perché è quello che ha inventato la Hiyashichuka, che si mangia in tutto il Giappone, la, diciamo il ramen freddo, non, sì, tipo ramen, una specie, un tipo di ramen freddo, tipo una specie. E questo è l'originale, però a parte tutto sembra un cinese molto buono. Ce lo passa, stando vicino a casa, mo ce lo passa. Che c'ha qua? La principessina, che ci ha messo qua? No, è arrivato adesso il coso di Twitch. Mo avete visto, finalmente si può usare anche Threads anche in Italia. E infatti un sacco di gente sta a scrivere, anche al canale mio di Thread. Ma a me va bene, devo dire la verità, Thread, perché io non uso Twitch, no Twitch, cioè Twitter, non ho mai usato Twitter, e sinceramente di partire a rincominciare a fare usare Twitter non mi va, mo che diventa pure X, un macello, bla bla bla, però essendo Threads
incorporato in Instagram e avendo la possibilità di avere i fan che, iscritti che passano direttamente là automaticamente, allora da paura. Che cos'è questo? C'è un negozio di roba coreana aperto 24 ore. Dov'è? Andiamo a vedere questo. Dov'è sto posto? Da dove si entra? Dov'è sto posto? Scusa. Munjinambai Kankokuya? Eh? E dove cazzo sta? Questo è tutto studio, studio, studio. E dove sarebbe questo negozio? Qui dentro? Sarebbe dentro al piccolo. Dov'è? Questo è il tatuatore. Oh scusa, un mistero quel coso. Ma forse non esiste più. Secondo piano? Che cazzo di posto è? Ma non funziona l'ascensore neanche. Ma che cazzo è? Ma mistero, forse non esiste più. Forse è una bugia. È una bugia, dai. Chissà che era, chissà che roba era. È chiuso, 24 ore manco per il cazzo. Perché là è tutto studio musica. Studio musica Oketsuke. E questo è il tatuatore in teoria, non credo che si possa entrare da qua. Non credo si entri da qua. No, no, è chiuso. Boh, mistero. Mistero della fede. Ma che roba è? Poi è vecchio, secondo me è una cosa che non esiste più da un bel po'. E non hanno mai tolto l'insegna. Peccato, sembrava. Sembrava succolenta, se no dobbiamo entrare qua e scoprire. Peccato, sembrava interessante. Sembrava interessante, peccato. A meno che non sia qua, no, quello è un altro palazzo proprio diverso. Sa che era? Sa che cazzo era? Andiamo di qua, esploriamo, va. Esploriamo un po', va. Ci siete ragazzuoli e ragazzuole? Fanno 7 gradi comunque, non tantissimo freddo, però la benzina continua a salire. Ciao a te. E dovrei comprare guanti nuovi, eh? Dei guanti nuovi me li dovrei comprare. Sinceramente. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Guardate i tir che vanno sul cargo battiente bandiera liberiana. Vediamo, oggi è proprio per i nottambuli, eh? Già è l'una in Italia. Io volevo iniziare da mezzanotte, purtroppo non siamo riusciti. Non siamo riusciti. Riusciremo ad arrivare a 100 oggi? Lo scopriremo. Lo scopriremo. Vedremo intanto dove cazzo dobbiamo andare. Fa strano girare con la gente già in giro, già per le strade. Non vediamo i rimastini da un bel po'. Ciao Daniele. Non incontriamo i rimastini da un bel po'. A quest'ora saranno tutti tornati a casa. Nostalgia delle strade. Mi fa venire nostalgia. Vedete il cleaning. Qua c'è il cleaning. Tacano. Io non stiro, lo sapete? Io non stiro, stiro un cazzo. Gianmarco, scoprirai che è successo. Oggi faccio un video al riguardo, perché è successa una cosa molto molto strana, che è successa anche a Franchino il criminale. Oggi il video è su quello. Scoprirai che è successo. Se tornare a fine novembre è un trauma ogni volta. Vabbè, ma te lo faccio rivivere io. Andiamo di qua, va. Di là alla fine non c'è niente.
Forza, forza, arriviamo a 100, chiamate i nonni, i nipoti. Ma tra l'altro ancora non funziona il bot, non ho riavviato il bot, provate a far partire il bot per favore. Grazie mille a Ghosti per il Prime, grazie mille a Michel86 per il Prime, grazie mille a Catalan per il Prime. Lo posso leggere da qua, dai. Lo posso leggere da qua, grazie mille. Mi arriva, lo posso leggere da, non mi arriva il robottino, ma grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Buongiorno Davide, sono tutta la chat, speriamo un porti sfiga 17k, ogni tanto mi ricordo che sono Prime e posso abbonarmi, dice Costa. Grazie mille. Grazie mille. Scusate. Ogni tanto facciamo così, che controllo e via, va. Il bot si è completamente rotto. Ho visto il furgoncino del gatto per l'espedizione capricio. Sì, sì, coso. Bruneco Yamato. Bruneco Yamato. Oh, abbonatevi, se volete aiutare il canale, mi raccomando, che devo pagare mutuo, ricordatevi. Tanto voglio fare pure il video sul ormai la casa è sistemata, la casa nuova è sistemata, quindi vorrei fare il video, solo che cioè Ciaro sta ancora un po' acciaccata, io ho detto fammi il video per fare, vediamo come mi sento, se mi pia. Quindi vediamo un po'. Ciao Darwin. Sono 7 gradi prima, abbiamo visto, ma secondo me sentiti ne sento 2 personalmente. Però bot da prendere a bot. Però ripeto, ringrazio di nuovo, non voglio fare lo scammone. Ringrazio di nuovo Ghostly, Michael e Catalan. Grazie mille. Grazie mille. Ogni tanto famo che controllo la chat, il log, così ci siamo. Il bot è completamente morto, è stato sconfitto da Sarah Connor e non c'è più, non esiste più. Ecco la cappelletta in brodo, è il tuo momento, sì, magari. Cosa fai? Ciao Manfidel. Certo, prima di tutto devi scrivere sul mio canale YouTube. Purtroppo il bot non funziona, qualcuno... Per favore linki il mio canale YouTube, provi a far ripartire il bot in qualche modo. E poi io adesso lavoro nel settore internazionale, relazioni internazionali, della più importante, quella che è diventata per 4 anni di seguito la più importante, la più meglio università del Giappone. Il bot è morto proprio, certo. Dopo devo risettare. E poi sto sui social da una vita. Ieri si è pure incazzata Ciaro, sta sempre a guardare il cellulare, mortacci tua, guarda che me spia, scappo con tua figlia. Mi ha proprio detto. Effettivamente sto troppo al cellulare. Pastry Man, molto famoso in questi lidi, so chi. Grande, grande Pastry Man. Il suo numero lucky, il suo lucky number è 140. È molto industriale, fa musica molto industriale. Università, lavoro. Vabbè raga, l'avete capito, basta andare su Instagram e l'ho svelato, cioè è il segreto di Pulcinella, raga. Sta a spammare il mio account del lavoro da mesi. Chi mi segue su Instagram ormai l'ha capito. Soprattutto con l'ultimo post.